legali dei tre indagati per la strage del bus, due dirigenti del comune il titolare dell'azienda di trasporto, conferito l'incarico al super esperto del Ponte Morandi per la perizia sul Gardarei, l'esito in 120 giorni. Lasceranno in quest'ora l'ospedale di Treviso i due fratellini tedeschi di 4 e 13 anni che hanno perso la mamma nella strage di Mestre, torneranno a e il papà della più piccola resta ricoverato. Turista derubata di 130.000 euro di gioielli contenuti nel bagaglio sul treno Venezia-Milano, la Polte riesce a identificare e denunciare le tre giovani ladre. Serata concitata all'ovadina di Spresiano dove un 27enne ha messo in fuga il ladro che stava forzando la finestra di casa. Ogito distinto racconta ai nostri microfoni accanto alla compagna. Derby blindato, quello di domenica tra Treviso e Mestre, intensificati i controlli della polizia, divieto di, di vendite di alcolici dentro nei pressi dello stadio Tenny, chiuso un tratto di strada. Ciame di formiche con le acli davanti alle scuole elementari di Roncado e decine di genitori punti anche 40 volte dagli insetti. Timore per i bimbi, segnalazione all'ULS. Ad un'ata nazionale degli alpini a Vicenza. La grande macchina organizzativa ufficialmente si mette in moto oggi con la consegna di Palazzo Folco all'ANA. Nella dimora settecentesca verrà allestito il quartier generale. Buonasera, ben ritrovati edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, lo avete sentito dai titoli, torniamo a parlare della strage del bus di Mestre, tre iscritti nel registro degli indagati. Stamane gli avvocati in procura disposto l'accertamento tecnico urgente sul guardrail in mano al mastino del ponte Morandi. Allora, è stato ehm, assegnato l'incarico al consulente del pubblico ministero. Sarà dunque l'ingegner Placido Migliorino, soprannominato il mastino per il rigore delle sue ispezioni sui viadotti autostradali, in particolare dopo il crollo del ponte Morandi, a eseguire la perizia tecnica sul guardrail. Lo si è appreso quando sono stati convocati in procura i legali dei tre indagati scritti nel registro dal sostituto procuratore Cameli che coordina le indagini. Si tratta dell'ingegner Roberto Di Busso solo 53enne residente a Mestre, dirigente del settore viabilità, terraferma e mobilità del Comune di Venezia e il 47enne Alberto Cesaro residente a Martellago, responsabile invece del servizio manutenzione viabilità, terraferma. Il terzo è il Padovano 63enne Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea, per verificare se ci sia una concausa nell'incidente, ad esempio un guasto nel mezzo. Un atto dovuto, non un'anticipazione di responsabilità per permettere di partecipare alla consulenza tecnica e quindi di difendersi. Gli avvisi sono stati recapitati ieri. Sono tante le questioni poste sia di diritto di difesa, perché è chiaro che trovarsi eh, ad affrontare un accertamento di questo tipo in 24 ore altamente tecnico e complesso. Le ipotesi sono di omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose. Il quesito riguarda le, lo stato di conservazione del guardrail e la dinamica del sinistro. Noi abbiamo nominato, tutte le parti hanno nominato i propri consulenti tecnici, il eh, consulente del pubblico ministero ha eh, previsto un termine di 120 giorni per depositare l'elaborato, quindi andiamo a febbraio 2024. Ha fissato per il sopralluogo sull'area due date, eh, il 25 di ottobre e il 9 di novembre verrà chiusa l'area al traffico e si, recher si recheranno lì tutti i consulenti, le parti per il sopralluogo. Assenti e molto provati gli indagati, ma presenti alcune delle parti offese. Eh, certamente non c'erano tutte le famiglie delle 21 vittime. Eh... C'era qualche parte offesa, c'era un curatore speciale per i due minori che sono morti. L Ingegner Di Bussolo, che naturalmente è affranto sia dal, dall'evento sia da questo procedimento penale che gli è caduto sulla testa, è una questione molto tecnica in cui ritiene di non avere responsabilità. Adesso è un procedimento appena nato, faremo tutto il necessario per capire tante cose, insomma è una cosa troppo fresca per poter dire qualunque cosa, comunque ci sono tante verifiche da fare. È molto affranto, è a lavoro e poi è dispiaciuto come tutti noi per la tragedia ovviamente, si aggiunge al, al dispiacere anche il fatto di essere indagato per un reato così grave. Massimo Fiorese è profondamente addolorato, non può che essere così di fronte a un fatto che è tanto tragico quanto imprevedibile e ancora oggi spiegabile auspichiamo che certamente i tecnici, che l'attività di indagine ci consenta di capire quella che può essere stata la causa E continuiamo a parlare della tragedia del bus, i due fratellini tedeschi ricoverati all'ospedale di Treviso trasferiti in queste ore all'Ipsia, il nuovo aggiornamento dei feriti nel prossimo servizio la piccola covacciata sul fratello, il cagnolino sulle gambe, quasi a volerli proteggere, un'immagine che rimarrà indelebile di una tragedia impossibile da dimenticare. 13 anni lui, 4 la piccolina, ricoverati al Cafoncello di Treviso da quel drammatico giorno. Hanno perso la mamma, morta e intrappolata fra le lamiere contorte del bus. La notizia di queste ore è che due bimbi stanno tornando a casa, sono partiti alla volta di Lipsia, assieme all'amico fedele, il cagnolino, che non li ha mai lasciati nemmeno in ospedale. A Treviso rimane il papà della più piccola, 33enne tedesco, compagno della madre dei due fratelli. Attualmente nei nosocomi del Veneto rimangono ricoverati 13 pazienti coinvolti nell'incidente del Pullman, 6 nei reparti di terapia intensiva, 5 in chirurgia 1 in pediatria e 1 in neurochirurgia All'angelo di Mestre sono ricoverati 4 pazienti, 3 di nazionalità ucraina, di 43 40 e 39 anni e un 27enne tedesco, la cui condizione risulta migliorata. A Mira è regolare invece il decorso per il 24 quattrenne che in quell'inferno ha perso la moglie incinta. A Padova cinque ancora i pazienti, tre di nazionalità ucraina, una donna di 29 anni, una bambina di 4 e la madre di 33 anni in decorso regolare. Due cittadini di nazionalità spagnola, una donna di 52 anni in condizioni critiche ed il marito di 50 anni in decorso invece regolare. La piccola paziente ucraina di 4 anni è ancora in condizioni critiche ma definite stabili dai sanitari. Schianto mortale sulla statale 16 in provincia di Rovigo. A perdere la vita un 66enne di Ferrara in sella ad uno scooter scontratosi con un'auto. Da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti per i rilievi sembra che l'auto non abbia rispettato lo stop da un incrocio ed abbia travolto lo scooter. Il conducente dell'auto è ferito lievemente. La procura di Rovigo indaga per omicidio stradale. Ed ora andiamo a Venezia. La polizia ferroviaria ha denunciato tre giovani donne ritenute responsabili del furto. Avrebbero rubato bagagli con gioielli all'interno di un treno. È salita a bordo di un treno ad alta velocità alla stazione di Venezia con un bagaglio che conteneva 130.000 euro in gioielli. E una volta arrivata a Milano si è accorta di aver subito il furto della valigia. La disavventura di una turista raccolta dalla Polizia Ferroviaria del Capoluogo Lombardo si è poi conclusa con l'identificazione e la denuncia di tre giovani donne da parte della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer del Veneto. Il terzetto, già con precedenti per reato contro il patrimonio e destinatario del foglio di via obbligatorio, è ora ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. Sistemate le valigie negli appositi spazi, la donna aveva preso posto in carrozza, rendendosi conto del furto solo una volta giunta a destinazione. La ricostruzione investigativa, sfruttando le immagini di videosorveglianza, si è poi concretizzata nei gravi indizi di colpevolezza a carico delle tre giovani donne. Ed ora la guerra in Medio Oriente, controlli potenziati su tutti gli obiettivi sensibili presenti in città, ma il questore guarda con attenzione anche a possibili manifestazioni di solidarietà. Le armi non tacciono nella striscia di Gaza, dove la guerra è totale. L'allerta è massima nei confronti di tutti i potenziali obiettivi sensibili. Ma a Padova, città universitaria, con uno tra i ghetti più importanti della regione e una lunga tradizione nella protezione e salvaguardia dei diritti umani, le forze dell'ordine attendono prossimi appuntamenti di piazza, come spiega il questore Antonio Sbordone. Quello che io da quest'ora mi aspetto è che avremo delle iniziative di, 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 di sensibilizzazione. A supporto dell'una e dell'altra ehm, istanza, diciamo così, per usare un termine neutro. Va bene. Che tipo di atteggiamento verrà quindi adottato nei confronti di quelle che insomma, saranno sicuramente richieste che arriveranno sul suo tavolo? Ah, guardi, le manifestazioni saranno tutte consentite, eh, perché così è e deve essere in un paese democratico come il nostro, con i limiti ovviamente del rispetto delle regole, delle leggi e, e, e a garanzia dell'ordine pubblico, quindi non saranno tollerati atteggiamenti violenti al di fuori della legge, si concorderanno eventuali siti dove farle ma saranno consentite. Potenziati i controlli su tutti gli obiettivi sensibili. Dobbiamo intensificare le misure che per la verità già c'erano, eh, perché qua a Padova avevamo un buon livello di sicurezza di questi siti. Adesso abbiamo deciso per un periodo, spero non lunghissimo, di attivare una vigilanza fissa. E detto questo devo aggiungere che non c'è nessun segnale di pericolo che riguardi Padova, sono segnali di pericoli generici che riguardano tutti quanti noi in una fase come tutta Italia tutta Europa, forse tutto il mondo in questa fase. Eh, e poi c'è il tema dell'ordine pubblico. Derby blindato quello di domenica tra Treviso e Mestre, intensificati i controlli della polizia di vieto di vendita di alcolici dentro e nei pressi dello stadio Tenni. E su indicazione ovviamente della, della questura noi eh, emetteremo un'ordinanza un del divieto della vendita di alcolici per un raggio di 250 metri attorno allo stadio. Vendita di alcolici vietata nei pressi dello stadio Tenni e anche all'interno dell'impianto sportivo. È una delle misure adottate in vista del derby con il mestre in programma domenica. La storica rivalità tra Treviso e le squadre veneziane si ricordano le tensioni un anno fa in occasione dell'incontro con Spinea hanno fatto scattare. Il piano per l'ordine e la sicurezza. Nel pomeriggio tavolo tecnico tra Digos, società biancoazzurra e tutti gli altri soggetti coinvolti per approntare gli ultimi dettagli. Complice lo stop della serie A sono attesi a Treviso rinforzi tra le forze dell'ordine con l'arrivo in città dei reparti mobili della polizia. Intensificati dunque i controlli dentro e fuori lo stadio, non è stata invece accolta la richiesta della limitazione di 100 biglietti per i tifosi ospiti. Il numero dunque non sarà contingentato, ma non si attendono più di 150 100 persone nella curva del Mestre e i tagliandi saranno esclusivamente nominali. È stata anche decisa la chiusura dal put di un tratto di strada. Si Adriana del Vescovo, dove affaccia la curva ospite, questo per permettere ai tifosi del Mestre di accedere senza problemi al tenni. Saranno poi organizzati specifici servizi di viabilità per fornire ai supporter bianco-azzurri le indicazioni necessarie. Tutto è pronto, dunque, dal punto di vista della sicurezza per arginare ogni possibile tafferuglio tra tifoserie. Ma lo di tutti che quella di domenica sia solo una giornata di sport. Invito i tifosi a godersi una domenica di calcio e di lasciare stare ogni tipo di rivalità che nulla ha a che fare con lo sport, l'appello del sindaco Mario Conte. Rimanga un, una bella partita di calcio, un momento di sport e non si scivoli su episodi spiacevoli di violenza che nulla hanno a che vedere con la città di Treviso e con la città di Venezia e di Maestri. Rimaniamo nel Trevigiano con la cronaca, serata concitata quella di ieri sera all'Ovadina di Spresiano, dove un 27enne ha messo in fuga il ladro che stava forzando la casa. Ho reagito distinto, racconta ai nostri microfoni accanto alla compagna. Ieri sera stavamo guardando una serie TV, erano più o meno le 11.30 e, e abbiamo sentito inizialmente i rumori. Pensavamo fossimo dei vicini. Poi quando il rumore si è fatto più forte, ci siamo guardati e abbiamo capito che stava succedendo qualcosa al piano di sotto. Al che vado per scendere, cerco anche qualcosa un po' per non so, per difendermi quasi. non Ho trovato niente, ma sono sceso lo stesso e eh, sentendo un continuo rumore alla finestra, ho dato un colpo forte alla porta che era chiusa. Per spaventarli non sapendo quanti fossero. Una volta intuito che qualcuno stava entrando in casa, Saverio, 27 anni, ha preso il coraggio a due mani, riuscendo a far fuggire il delinquente che stava armeggiando su questa finestra al primo piano di un condominio in via 4 novembre Lovadina di Spresiano. Il giovane è in casa con la compagna azeliana al piano superiore, la luce nel soggiorno è accesa. Io mi sono anche sorpresa perché ho cercato di rimanere il più lucida possibile sinceramente, quindi avevo il telefono in carica, lui è sceso al volo io ho detto prendo subito il telefono in caso servisse a chiamare la polizia è stato tutto così immediato che ho reagito distinto quando ho sentito che l'avevo spaventato ho aperto la finestra e l'ho sentito letteralmente correre giù per le scale e l'ho visto poi andarsene, era uno solo e, e niente così è stato... Avevo un cappellino mi dicevi. Sì, Sì, avevo un cappellino grigio, una maglietta beige, l'ho visto di spalle, è stato proprio una frazione di seconda e poi l'ho visto andare verso la piazza insomma. La giovane coppia avvisa anche i vicini di casa, poi i carabinieri scatta la caccia all'uomo. Da settimane Lovadina e dintorni sono nel mirino dei ladri è stato molto istintivo infatti ero molto agitato anche è stata proprio una reazione istintiva che mi ha portato un po' a battere forte contro la porta e aprire la finestra e gridare perché poi gli ho urlato anche dietro mentre stava scappando ma è stato proprio tutto completamente istintivo infatti ero agitato abbiamo chiamato subito i carabinieri e, e basta insomma ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità Siamo tornati nuovamente in studio, un vero e proprio assalto, quello subito da un gruppo di genitori fuori dalle scuole elementari di Roncade e Punti, da uno sciame di formiche con le ali, è accaduto martedì, si è ripetuto anche oggi pomeriggio, c'è chi, chi ha riportato una quarantina di puntune, ora sta assumendo dei farmaci per i dolori, racconta una mamma fuori scuola venendo a recuperare i bambini siamo stati invasi da uno sciame di formiche alate le quali ci hanno attaccati e appunto dappertutto anche sotto i vestiti causando punture dolorosissime e che causavano bruciore tant'è che adesso la maggior parte dei genitori è sotto cortisone e antistaminici eccole le formiche con le ali che martedì hanno letteralmente assaltato il gruppo di genitori che attendeva i propri figli fuori dalle scuole elementari di Roncade il video è stato girato da una mamma che una volta è tornata a casa e tolta la maglietta si è trovata ancora addosso gli insetti c'era un passeggino soprattutto che era pieno veramente questa mamma aveva questo bambino che avrà avuto due o tre mesi abbiamo detto guarda non metterlo neanche nel passeggino perché era completamente invasa da queste, da queste formiche mia moglie era fuori che aspettava la bambina appunto con la sorellina di un anno e anche lei aveva la bambina la felpa piena e lo stesso lo, il passeggino era pieno di questi moscerini è stata appunto a sua moglie eh? mia moglie sì Fortunatamente la bambina no, hanno dovuto farsi anche una doccia di corsa perché, appunto, non sapendo poi la, il tipo di reazione che si può avere. Ci sono genitori che hanno contato sul proprio corpo fino a 30-40 punture dolorose, al punto da costringerli ad una terapia farmacologica. Ma quello di martedì non è stato un episodio isolato. Mi, so, è, mi è successo due settimane fa. E sulla pancia io proprio mi sentivo un bruciore un fastidio, ho alzato, avevo la maglia nera, ho alzato la maglia e dentro ero piena, cioè sotto ero piena di, di punture e avevo queste formiche volanti. Il timore è che gli insetti possano pungere anche i bambini nel cortile della scuola durante la ricreazione. Noi ci siamo rivolti al comune sperando che venisse preso in mano la segnalazione dalla sua il comune ha già segnalato la situazione all'URS 2 che ha spiegato che si tratta di un fenomeno passeggero legato alle temperature calde anomale per questo periodo dell'anno l'azienda sanitaria farà tutte le verifiche del caso visto che gli episodi si sono registrati nei pressi delle scuole l'attenzione è massima la raccomandazione è di non schiacciare gli insetti perché altamente urticanti siamo in attesa delle indicazioni da parte dell'Ulss spiega la sindaca Capirana Zottarelli. Intanto abbiamo già allertato la ditta che si occupa delle disinfestazioni nel caso sia necessario un suo intervento. Ed ora parliamo degli Alpini. La donata nazionale si terrà a Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024, ma la grande macchina organizzativa ufficialmente si mette in moto oggi con la consegna di Palazzo Folco all'ANA nella dimora settecentesca avrà allestito il quartier generale. Suonano alte le note del 33, l'inno degli Alpini. Tutti sugli attenti, è un momento solenne, l'apice della cerimonia con cui oggi il presidente della provincia di Vicenza ha consegnato ufficialmente alle penne nere le chiavi di Palazzo Folco, la dimora settecentesca pronta a diventare il quartiere generale della Dunata Nazionale 2024. Questo palazzo che ci è stato messo a disposizione dalla provincia è il quartier generale, qui saranno prese le decisioni, qui passerà tutta la parte organizzativa della Dunata. Chiaramente nella Dunata dei tre giorni, dal venerdì sabato alla domenica, con la grande sfilata finale della domenica mattina. Credo che sia veramente un piacere a nome di tutti i cittadini della provincia di Vicenza poter ospitare il cuore pulsante della Donata 2024 in questo che è uno dei gioielli della provincia di Vicenza, Villa che nasce come sintesi di operatività ma anche di bellezza. Così sarà anche per la Donata 2024 che diventerà in questo luogo sintesi della operatività alpina ma anche in qualche modo della bellezza che, Vicenza, che la provincia di Vicenza potrà proporre a tutti quelli che vorranno chiedere informazioni, informazioni su quella che è la Donata 2024. Il passaggio simbolico della chiave di Palazzo Folco agli Alpini avviene in un salone d'onore affollato di autorità civili e militari. Svettano le penne nere che oggi iniziano una marcia di sette mesi che porterà alla Dunata nazionale di maggio. Adunata che è memoria e condivisione da vivere come una festa. È da anni che noi lavoriamo per riuscire a portare a casa questa donata, sì, ce l'ho io sulle spalle, ho avuto l'onore e il privilegio di essere presidente in questo momento importante dal centenario del 2022 alla donata nazionale del 2024. Diciamo che è una bella soddisfazione, però è anche un momento denso di impegni. Il lavoro è di fatto quotidiano, anche ieri sera ci siamo trovati proprio in una sala per decidere, per dare le ultime direttive ai gruppi di lavoro, stiamo concretizzando su carta e poi sarà proprio portata sul campo tutta questa donata. L'impegno è notevole, è importante e ogni giorno siamo impegnati in prima linea per far sì che Vicenza accolga tutti gli alpini d'Italia. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. L'Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. Prosegue la lunga fase anticiclonica sul nostro paese, ma è agli sgoccioli. Arrivano infatti conferme circa il cambio dello scenario dal fine settimana. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 13 ottobre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso. Nella pianura e sulle valli prealpine fino all'alba avremo varie nebbie ma in dissolvimento di mattina. Temperature senza variazioni di rilievo, minime sui 12-17, massime tra 22 e 26 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, ma fino al primo mattino saranno possibili foschie tra la pianura pordenonese e la laguna. Temperature minime tra 16 e 18 ⁇ C, massime comprese tra 23 e 25 ⁇ C. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo poche novità, è infatti previsto un tempo spesso soleggiato ma con nuvolosità di tipo alto. Temperature minime intorno agli 11-13 ⁇ massime sui 24-25 ⁇ Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.